Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. La piccola Repubblica di Mauritius ha sfidato l'ex madrepatria, il Regno Unito, che sull'arcipelago a est del Madagascar ha dominato fino al 1968. Uno sparuto gruppo di funzionari partecipanti ufficialmente ad una spedizione scientifica nell'Oceano Indiano ha issato la bandiera rosso, blu, giallo e verde dello Stato africano sopra l'atollo di Pero Banhos, nelle isole Chagos, al centro di una lunga contesa con Londra. L'invasione via mare è stata del tutto pacifica, anche perché Mauritius, membro del Commonwealth, non dispone di un vero e proprio esercito e si è conclusa con un atto che ricordava una conquista coloniale, in questo caso però in una sorta di pena del contrappasso inflitta simbolicamente agli ex conquistatori. Stiamo compiendo l'atto simbolico di alzare la bandiera, come hanno fatto tante volte gli inglesi per stabilire le colonie. Noi però reclamiamo ciò che è sempre stato nostro, ha detto l'ambasciatore mauriziano alle Nazioni Unite, Jadish Konjul, a capo della spedizione. L'importanza di questa impresa è stata confermata non solo dall'alzabandiera in cima a una collina e dall'inno suonato tra le palme e la spiaggia, ma anche da un messaggio preregistrato del primo ministro mauriziano, Pravin Jugnauth, che è stato ascoltato dai funzionari e da una delegazione degli ex abitanti scacciati dalle Chagos tra il 1967 e il 1973 per fare spazio alla base militare americana di Diego Garcia, tuttora in attività. È la prima volta che Mauritius conduce una spedizione in questa parte del suo territorio, ha dichiarato il premier. Sono triste di non aver potuto far parte di questa visita storica, ma sono lieto che i nostri fratelli e sorelle di Chagos possano viaggiare nel loro luogo di nascita senza alcuna scorta straniera. Per Jugnauth l'atto è del tutto legittimo e serve per ricordare quanto già affermato a livello internazionale. La Corte Internazionale di Giustizia ha infatti stabilito nel 2019 che la Gran Bretagna deve restituire le isole a Mauritius dopo la separazione illegale. La sentenza è stata ampiamente sostenuta da un voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accolta favorevolmente anche dal Papa, ma una scadenza dell'ONU per adempiere a quanto indicato è stata ignorata. E di fronte all'ultima impresa degli isolani, Londra ha ribadito la sua linea. Non considera vincolanti queste disposizioni. Il Regno Unito non ha dubbi sulla nostra sovranità sul territorio britannico dell'Oceano Indiano, che deteniamo ininterrottamente dal 1814. Mauritius non ha mai avuto la sovranità sul territorio e il Regno Unito non riconosce la sua pretesa. E per abbassare i toni di quella che appare una dura presa di posizione, ha precisato che non intende interferire con la spedizione scientifica in corso. Non si sa ancora se la bandiera e la targa piazzata alla sua base verranno rimosse dai britannici in quello che sarebbe, stando al primo ministro di Mauritius, una provocazione. Sembra che però la sfida contro l'ex madrepatria sia destinata a fallire, poiché in un'epoca di grandi tensioni internazionali, la base di Diego Garcia resta un asset militare molto importante per gli alleati americani. Da lì si sono alzati in volo alcuni degli aerei, in particolare i B-52, che hanno bombardato l'Afghanistan e l'Iraq. Si è detto anche che sia stata usata per interrogare sospetti di terrorismo. Nel 2016 la concessione per la base è stata estesa tutto il 2036 e quindi gli esuli delle Chagos dovranno attendere ancora a lungo.